È bella però proprio. Io un paio di giorni qui li passerei. Cioè, immerso nella natura. Bellissima. Nel chilling. Avete presente quegli indiani che guardate alle 3 di notte che costruiscono queste robe qui che state vedendo ora? Ok, oggi abbiamo la compilation delle cose più assurde che hanno costruito finora. Però gran parte delle mie notti insonne l'ho passata in loro compagnia, però, quindi sono davvero amici di viaggio. Ma guarda, ma che hanno fatto qui. Ti intrattengono che poi, adesso non voglio fare spoiler, ma io ho scoperto una cosa. Ci sono dei video che lo testimoniano sul web. Non tutte le cose che vedrete oggi sono realmente costruite da loro, perché ci sono dei canali americani che prendono questi indiani, insomma, fanno le cose, e raga, lo fanno fake. Si vedono le ruspe in sottofondo. Ah, fanno finta che costruiscono gli indiani e poi c'hanno il team di produzione, certo, che va veloce. Ma infatti oggi dobbiamo stare attenti guardando queste clip, perché dietro, nello sfondo, potremmo vedere delle ruspe. Cioè, ci sono degli errori a volte che sbagliano e lasciano tipo la ruspina che si vede in sottofondo, no? E quindi queste selezioni qui ce l'hanno fatte i nostri amici pakistani. Cioè, io e i nostri amici gli ho detto: voi selezionate le costruzioni più incredibili che volete. Questi qui mi sa che costruiscono una piscina. Sono quei due che stanno costruendo, sono quei due che stanno costruendo, quelli che ci hanno selezionato le clip. Però probabile. Obiettivamente, se ci pensi, qui è ancora giorno e guarda quanto sono scesi a fondo. Cioè, guarda quanto hanno scavato. È impossibile fra queste qui. Poi, se tu guardi bene i muri, ci sono dei segni strani. Tipo, per esempio, vedi che lui sta picconando ora ed è reale, e il muro è tutto messo così male. Poi c'è un taglio. A un certo punto il muro è messo perfetto, benissimo e spianato. Come è possibile? Non lo so, però non infrangiamo i sogni delle persone. Cioè, già non infrangiamo il sogno. Aspetta, che forse ho visto qualcosa nello sfondo. Raga, mi raccomando, nei commenti, se vedete delle ruspine. No, non ho visto niente. No. Se vedete delle ruspine o delle robe in sottofondo che provano che il video è fake, scrivetecelo. Quindi state attenti. Ok, vediamo. Intanto loro stanno mettendo sti pezzetti di legno per creare il bordo. E usano soltanto... Allora, la cosa che apprezzo è che usano soltanto cose wild, naturali. Cioè, vanno lì nel boschetto di fianco, certo, e prendono il materiale. Certo, questo è il senso del video. Però il discorso è real oppure no? Secondo non lo so, intanto qui hanno questo fatto no. tipo... Questo qui hanno fatto tipo argilla, terracotta. Vabbè, sì, vabbè. Idea di quanto ci mette sta roba ad essiccare. È vero che siamo in climi caldi, ma ci mette tanto. Non lo so, fra... Non puoi sapere le tecniche che usano. Intanto hanno fatto una porticina. Lui si beve okay. il suo caffettuccio. Vedi che qui lo scavo è real. Vedi che qui lo scavo, l'ingresso è real. Guarda com'è rudimentale. E vediamo come sarà tra poco. Vabbè. Ma non ci credo neanche su uno dei vostri. Ma non ci credo neanche se vedere come hai fatto. Oppure può essere che il tutto è stato fatto in tanti giorni, tante settimane, e ogni volta facevano una nuova take. Cioè, bro, hanno appena costruito una stanza. Frate, è fake, ti garantisco che è fake. Il muro fuori è proprio, si vede che è fake. Cioè, non è che è fake, è stato fatto con qualche attrezzo, con qualcosa sì, di particolare. Sì, è stato fatto, certo, dicono, l'hanno fatto loro. Vediamo qui come prendono le misure. Cioè, hanno usato tipo dei fili per tracciare il segno. Però è fatto bene, cioè, il risultato finale è veramente, veramente stupendo. È anche questo qui, fra... non l'hanno fatto loro. Ti pare che questa stesa di cosi perfetti, tutti appiattiti in questo modo, l'hanno fatto loro? Questo lo possiamo accettare. Questo lo possiamo accettare. Però più che altro la costruzione. Ma io accetto pure il fake, a me esatto, se è fake, cioè, va bene. Fake o no fake, raga, è comunque spettacolare. Certo, il video è figo, però io voglio sgamarli, in questo video voglio sgamarli di brutto. Qui buttano giù l'albero. Ok, questa qui potrebbe essere una roba estremamente real. Sì, tranquillamente. Sicuramente non taglieranno tutti i pezzettini come stanno facendo vedere loro, ma si faranno aiutare da qualcuno. Ok, che ci sta? Ora qui vedi che il taglio, guarda, il taglio che c'era qui era in questo modo, guarda bene il tronco e guarda loro in questa clip. È vero. No, bro, è perché è normale, fra, è normale. Cioè, per avere le cose precise. E qui è ancora più lisciato. Questo è perfettamente liscio. Farlo così con l'ascia, ti garantisco che è abbastanza impossibile. Bro, ma ti ricordi quando abbiamo provato a tagliare quei pezzi di legno lì? Sì, vabbè, noi non siamo esperti. Ho capito che non siamo esperti, ma questa qui, sto pezzo di tronco, è pure il quadruplo rispetto a quello che provavamo a tagliare noi. Però uno bravo magari ci riesce. Certo, non ci riesce in un pomeriggio e non ci riesce facendo in questo modo. Cioè, ha bisogno di un sacco di gente. Ma io vorrei capire qui cosa fanno, cioè, in questo spazio aperto. Questa che è succede? Una piscina. Oddio, no, non è una piscina. Però come fai a fare la piscina se c'è la porta qui con l'apertura? Allora, questa riga qui che stanno facendo ora credo contenga l'acqua. No, secondo me questa qui è una finestra qui. Qui stanno facendo la finestra questa della sì, porta. Chiaro. Questa sì. Lo scavo sotto che ha messo credo che sia per l'acqua. Secondo me vediamo. Sì. Non lo so, però oddio, questa è acqua sicuro. Questa qui è la piscina. Quella che sta scavando quell'altro verso di però me. Però perché è la hanno fatto una porta di là? Ah, ok, scavano ancora più a fondo, si fanno la piscina.
Cioè, raga, ma ste cose qui che hanno appena costruito da affittare tipo su Airbnb, su Booking. Guarda che... Ma poi, tu hai visto quanto è piatto il pavimento che stanno scavando? No, no, queste è troppo preciso. Queste robe che si sottovalutano, ma... cioè, guarda lo scalino, è perfetto, bro. Sì, sì, è sì. È perfetto. Poi è vero che è tutto velocizzato, non è in una take, sono vari giorni, ok. Bro, stanno facendo la fornace! La canna fumaria col bambù! Questo dici che è la canna fumaria? Sì, io sono sicuro che sia una canna fumaria fatta col bambù. Lo usi una volta, si devasta, cioè... Canna fumaria fatta con il bambù, quanto regge? Non lo so, non lo so. Qui non so cosa stiano mettendo, onestamente. È uno strato protettivo, credo per acqua o comunque è uno strato protettivo. Hanno creato il loro fornellino... Bello. Raga, che gli vuoi dire? E che gli vuoi dire? Cioè, ti puoi trasferire tranquillamente qui e vivere di autosostentamento. Vivere di autosostentamento. Vabbè, finissimo. Io sono curioso del risultato finale comunque. Io voglio vedere la piscina. Però ancora non sono riuscito a sgamare. Vediamo nelle... ragazzi, sono le riprese così a cui dovete stare attenti. Perché così si possono sgamare le ruspine, le cose, gli errori tecnici che fanno. Ci sono dei video che fanno proprio vedere delle ruspe dietro. In lontananza. Comunque c'è poco da dire, ma questi video sono... Cioè, ecco perché li guardiamo di notte. Sono davvero rilassanti, pure con sta musichetta. Vedi questi qui che si applicano. Cioè, creano un bel mood. Io ero convinto che questa fosse la piscina, non è la piscina. Però non ho idea di cosa stiano facendo. Ah no, stanno creando tipo altra argilla, presumo. Sì. Cioè altra... come si chiama qui? Sì, credo. Fanno che... l'asfalto. Oddio, non so che materiale sia. Ah ok, lo ricoprono per renderla impermeabile. Questo qui è un materiale impermeabilizzante. Bro, è tipo argilla, cioè alla fine è fango più acqua. Sì, è esatto. Questo. Esatto. Questo rende... Ah, fanno un muretto. Sì, vabbè, idea di quanto tempo ci vuole per farlo tutto. Ruspine, vedete ruspe? No, zero. Io non ne vedo. No, neanch'io, eh. Bro, a meno che, cioè, alla fine qui va un team di produzione in India con tante telecamere. Secondo esatto. me chiamano 74 indiani. Gli dai 20 euro a testa e hai fatto il business. Per me loro c'hanno... Proprio... No, per me sono proprio dei canali che sono proprio indiani. Cioè questo è un canale YouTube indiano. Secondo me no, fra. Secondo me c'è qualche team di produzione che va lì e delega tutto. È un team di produzione indiano. So. Che c'hanno cioè, messo cosa qui? Sta... Cioè, il colore. La pittura, sì. Fanno... Sì ma sì, come sì. hanno fatto il colore? No, aspetta, sono curioso di vedere come hanno fatto il colore. Cioè, che cosa ci mette? Ah, niente, non ti fanno vedere come hanno fatto il colore. Non te lo fanno vedere perché sicuramente la pittura è un po' artificiale. Non è totalmente naturale, anche perché per fare una pittura blu così naturale, credo tu debba sì, prendere... per raggiungere il blu in natura è difficilissimo. L'amore, cosa devi prendere? Non lo so. Non so. Però come non si credo estragga. Che tramite un frutto puoi fare la pittura. Beh, in passato come la faceva la pittura? Che non pittura, però. Beh, chiaro, perché qui. Allora è una piscina, fra. È per forza sì, una sì. piscina. Bello, fighissimo. Quando la riempite? L'han pitturata pure di blu sotto. Guarda che roba. Sì, con i secchielli. Ti Fermo voglio vedere qui la piscina con i secchielli. Fermo un attimo. Guarda quei tubi lì. Sulla sinistra ci sono quattro tubi. Secondo sì. me faranno scorrere l'acqua da lì e hanno fatto pure la cascata, fra. Sì, sicuro. Solo che non so come poi riporti l'acqua sui tubi. Ora cioè, posso uscire un fiume? Dai, in due quei secchi e quando finisci? Non finirei mai. Ah, ok, la fanno per non portarla giù ogni volta. Hanno usato questa tecnica. Certo, sta piscina, raga, tempo, dagli tempo 2 settimane e l'acqua diventa putrida perché non c'è ricircolo. È vero. Però ci crescono pure nuovi speci alieni lì dentro. Ok, hanno fatto un piccolo upgrade. Stanno creando proprio un tubo naturale che passa dalla cascata lì direttamente alla loro casa e può riempire l'acqua in automatico. Allora, ti posso dire che... Allora, non so quale sia la distanza, ma ti posso dire che è molto difficile fare una roba del genere. Però, e credo molto impossibile. Ma sai che mi sa che riusciranno a creare anche un riciclo dell'acqua? In questo no, modo. No, come fai? E se riescono a far fuoriuscire l'acqua ogni volta si sono fatti l'acqua infinita praticamente. Ok, come fai a riportarla man mano? Su? Senza una Cosa? Pompa. Senza una no, pompa. No, ci vuole una via d'uscita dell'acqua. Devono creare dei buchi che ogni tot si filtra l'acqua. Ah, ok, cioè tu dici ok. Che c'è scarico. Un riciclo costante. Cioè non è pulitissima, però almeno è più pulita rispetto all'acqua stagnata. Chiaro, certo, sprechi un botto d'acqua. Vabbè, tanto già scorreva, stica. Tanta erba. Dai, bello, però una, cioè, così. Ma una struttura del genere non gli puoi dire niente, mo. O l'hanno fatta in due o in 174 resta comunque figa. Cioè che è assurdo, raga. Certo, cioè chiaramente non ci ha messo. Secondo me per fare una roba ci ha messo una roba del genere. Ci metti in tanta gente almeno 2 settimane sì, usando ruspe, macchinari e cose sì. Però cioè se fossero in due così da soli, secondo me almeno 3 mesi. No, ma in due fare una cosa del genere, cioè hai proprio un cambio fisico. Se vuoi fare tutto con, sì. con le tue mani e con le tue braccia. Veramente tosta. Cioè guarda questo qui che panza che c'ha. Qui fa vedere
le zolle di terra che le prendono in questo modo. Anche queste qui, raga, fighe, per 2 settimane. Poi voglio vedere come ti diventano. Ah, fanno tutta la parte anche superiore ricoperta così. Bello. Oh, ma sembra proprio erba sintetica. È estetico. È una casa aesthetic, perché se tu ci cammini sopra si spostano tutte, cioè è un disastro. È una casa non funzionale. È proprio una casa per i video di YouTube. Esatto, è aesthetic. Ora, l'unica roba che un pochino in occhio è il muro, che non so se cambieranno. Vabbè, è caratteristico. Sì, la rende secondo più me hanno finito comunque. Anche secondo me, bene o male, la casa è pronta. Riempirà. La rende più rural il muro così, però. Sai che non avevo mai visto un video per intero, cioè mi addormentavo sempre prima. Qui a lui si annaffia di brutto l'acqua, la terra. Però è bella, riga, È bella però proprio. Io un paio di giorni qui li passerei. Cioè, immerso nella natura. Bellissima. Nel chilling. Dentro c'hanno pure il focarello, che la stanza è un po' più calda, riscaldata. Bello, raga. Davvero, davvero, davvero una bella esperienza. Davvero una bella cosa, infatti. E infine, i due cuginetti indiani se la sciallano qui nella piscina. E vabbè, che gli vuoi dire, raga? Che bello, bello, bello. Veramente, veramente una bella roba. Riprese aeree, ruspe? Zero, raga, io non ci ho fatto più caso a un certo punto. Se avete visto ruspe, scrivetelo nei commenti. E poi fermati, fra. Questo magari ci può far capire che è real. Quel tubo che avevamo visto che partiva dalla cascata lì, dal fiume. C'è, effettivamente c'è ed è bello lungo. Potrebbe essere tranquillamente agganciato un albero. E poi, se fanno una ripresa del genere dove il tubo si interrompe, sono degli idioti, cioè, capito? Vabbè, fra, però non ho trovato manco un difetto. Ma non ci metti niente a mettere due tubi così, bro. Cioè, quella è la roba più easy. Intanto immagina il cameraman che riprende due indiani così. È vero, cioè, bisogna sempre pensare che dietro c'è un cameraman, assurdo. Bello, bello, bello. Cenetta romantica dopo il bagno. Se la mangio, sì, vabbè, dove l'hanno questa presa qui sta non carne? L'ha cacciata, Questa dove qui non l'ha cacciata, non lo dico io. Ma che stanno facendo? No, la carne l'ha ripiena. Gli hanno fatto ripieno di verdure, bro. Messa su. Oddio, no, raga, questa qui spacca. Questa è buonissima. Mamma mia. Dentro ci sono tutte le verdure. Quindi lui la taglia. No, raga. E poi hanno fatto tipo un involtino primavera, ma con la carne. Comunque, bro, quanto è più soddisfacente, tipo, cuocere la carne sul fuoco che hai acceso tu? Dopo una giornata del genere, tutta faticosa, io direi che è la cosa più bella da fare. Direi che è proprio la soddisfazione della giornate, raga, mi raccomando, un bel like al video ed iscrivetevi se anche voi vorreste una casa del genere. Ciao, raga.